Di tanto in tanto è bello vedere qualche buona azione o qualche persona gentile in giro. Questo ci aiuta a capire che non bisogna del tutto perdere fiducia nell'umanità e nella vita. Per ogni azione cattiva ce ne sarà una buona a compensare, oppure per ogni persona malvagia ce ne sarà un'altra gentile. Insomma, per vedere un video diverso dal solito, prima di tutto facciamo i saluti. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questa nuova incredibile vicenda dal mondo. Come sempre, se siete seduti o sdraiati è una mezza via, quindi seduraiati partiamo. Numero 8. Spesso e volentieri sento persone che si lamentano del solito motociclista di turno che ha fatto il sorpasso stupido o accelerato senza motivo in una curva pericolosa. Insomma, è lo stesso discorso che si sente dire anche per i ciclisti. Ma sapete una cosa? Non sono i motociclisti o quelli che vanno in bici o in camion o con qualunque altro mezzo vogliate. Sono proprio alcuni tipi di esseri umani che non hanno alcun rispetto. Eccovi una clip che vi farà riflettere. Il motociclista si è visto tagliare la strada all'improvviso da un tizio che andava davvero di fretta. Ma questo tizio aveva lasciato il suo portafoglio e il telefono sopra la macchina, dopo aver fatto benzina. Piuttosto che arrabbiarsi però, il motociclista aveva deciso di dargli il malloppo e avvertirlo. Eppure il guidatore in macchina non capiva e continuava ad andare come se stesse scappando. Alla fine l'ha raggiunto e almeno un po' gli ha dato ciò che si meritava. Numero 7. In Giappone sono diventati famosi di recente dei video dove i gatti si intrufolano negli edifici pubblici o dentro i treni della metro, ma non è proprio il gesto dell'animale ad aver attirato l'attenzione, bensì quello delle guardie dei vari posti che si sono dimostrati gentili come pochi. Mentre in molti paesi le persone preferiscono urlare e sbraitare contro l'animale, in Giappone sembra si approccino in modo diverso, e questi video ne sono una dimostrazione. C'è solo un piccolo problema: i gatti in questione si sentono così coccolati da tornare indietro per avere altro affetto. Numero 6. Con questa pandemia in giro è difficile uscire per vedere amici e parenti. Si deve rimanere a casa e stare accanto ai genitori se sono lì, o con la ragazza o con il ragazzo. Insomma, chi è nella propria casa diventa migliore amico, diciamo. Ma non per tutti. I medici che stanno affrontando il problema spesso e volentieri non solo devono stare fuori per ore e ore, ma devono anche rimanere, nei casi peggiori, lontani dalla famiglia per settimane. Alcuni, come il volontario in questa foto, non hanno nemmeno la possibilità di toccare il loro bambino. Per non rischiare, gli era stato proposto di tornare e rimanere in quarantena come tutti gli altri, ma ha preferito servire l'ospedale e dare una mano. Numero 5. Nelle partite può succedere ogni genere di cosa, specialmente nel baseball, dove è facile beccarsi anche una pallina in testa nel momento peggiore. Ma fortunatamente ci sono degli eroi letteralmente mascherati e travestiti che salvano la situazione, come un coccodrillo gigante che ha salvato la testa di un bambino prima che venisse colpita. Una scena a dir poco fantastica. Numero 4. Jaquan Faulkner era un bambino di soli 13 anni nel 2018, quando per la prima volta aveva capito cosa fare nella vita. Il suo più grande hobby era la cucina. I genitori erano contentissimi, perché addirittura si offriva spesso di aiutarli, piuttosto che uscire a giocare con gli amici. Voleva quindi renderlo un vero lavoro, ma partendo piano piano dal basso per poi crescere sempre di più. Il padre gli aveva quindi comprato un piccolo stand dove fare hot dog. Davanti a casa sua poteva, dopo tutto, fare ciò che voleva, quindi gli è sembrata una bella idea posizionarsi in quella strada. Ma quando qualcuno fa ciò che gli piace, ci sono sempre persone pronte a criticare la minima cosa. La vicina di casa, dopo una settimana che guardava il giovane Jaquan dalla finestra, aveva chiamato la polizia per un controllo igienico e di regolarità delle carte. Infatti nessuna attività può essere aperta senza aver concluso la burocrazia prima di tutto, specialmente i chioschi che in America sono molto controllati. Comunque sia, dopo poco tempo era arrivato un agente a controllare, ma sapete cos'era successo? Dopo aver discusso brevemente con il padre, aveva deciso, di dare una mano. Non solo questo agente aveva comprato degli hot dog per lui e il suo partner, ma si era messo a spiegargli cosa fare per entrare in regola. A quanto pare il costo delle scartoffie era veramente basso e dopo una settimana era più carico che mai il nostro Jaquan. Ovviamente la vicina era incredula.
Al bambino era stato pure spiegato come tenere il chiosco igienico, in caso di eventuali controlli da parte dell'ente locale. La famiglia alla fine era stata anche invitata da ABC News e la loro storia era diventata virale. Molti pensano la vicina l'abbia fatto perché era razzista, infatti Jaquan e i suoi genitori sono afroamericani. Ma quest'ultima cosa era stata smentita, perché tanti amici della vicina sono appunto afroamericani e hanno confermato pure loro che non era razzista, ma semplicemente un po' paranoica su certe cose. Numero 3. Avete presente la famosa frase tratta da Batman che fa «Non è l'eroe che ci meritiamo, ma quello di cui abbiamo bisogno»? Beh, nel mondo reale abbiamo persone che rappresentano questa frase perfettamente, che compiono atti di gentilezza che a volte l'umanità non merita nemmeno. Ecco per esempio questa foto, che ritrae Chen-Si. Non sembra, ma quest'uomo ha salvato 144 vite umane. In Cina esiste un ponte chiamato Nanjing-Yangtze. È il primo ponte in Cina per quanto riguarda i suicidi. Sapendo ciò, il signor Chen-Si ogni weekend passa molte ore a convincere le persone a non mollare questa vita. E ovviamente non chiede né fama né soldi o gloria in cambio. La foto scattata qui è solo una delle pochissime che a volte vengono riprese dai passanti. Numero 2. Chi dice che l'amore non esiste? Chi dice poi che non durerà per sempre? A volte è tutto il contrario. L'amore esiste e come, bisogna solo trovarlo e a volte l'amore può veramente superare ogni limite di tempo. Eccovi una delle coppie più anziane del mondo. Non soltanto per età, ma anche per la loro lunghissima relazione. Da quando avevano 18 anni si conoscono e hanno più di 60 anni di matrimonio alle spalle. Eppure si amano proprio come la prima volta e non sto esagerando. In un'intervista hanno detto che nonostante le litigate, nonostante i problemi di coppia, non si sono mai separati. Nemmeno per un attimo, nemmeno per fare le tipiche riflessioni in pausa da una relazione. Sono sempre rimaste insieme, letteralmente nel bene e nel male. Numero 1. E concludiamo con una delle più belle scene di sostegno reciproco. L'uomo che state vedendo molti anni fa aveva aiutato la sua vicina di casa e il cane. La donna che si occupava dell'animale, infatti, era andata in ospedale. È stato proprio lui a trovarla in difficoltà davanti alla porta di casa sua e a chiamare un'ambulanza. Si è accorto soltanto molte ore più tardi, quel giorno, che aveva anche un cane, la signora, che probabilmente non mangiava da molto visto che nessuno gli aveva dato il cibo. Non avendo le chiavi gli era venuta un'idea strana, andare sul balcone e dargli da mangiare in questo modo. La mattina dopo era andato a prendere le chiavi in modo da far uscire il povero animale che poteva finalmente farsi anche una passeggiata. Con questo concludiamo, se il video vi è piaciuto allora lasciate un bel like. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.